Era iniziato da qualche giorno, ma la notizia è stata diffusa solo a ridosso delle elezioni europee ed amministrative di domenica 25 maggio e nel giro di qualche ora ha fatto rapidamente il giro del paese, fino a varcare anche i confini comunali e regionali. Stiamo parlando del sanguinamento del corpo della beata Mattia di Matelica, le cui spoglie sono conservate nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nel cuore del centro storico della città di Enrico Mattei, dove convivono anche le Clarisse, le suore di clausura, il cui monastero è attaccato alla chiesa. È da ormai più di una settimana un pellegrinaggio ininterrotto anima Matelica. Non solo fedeli del posto, ma anche pellegrini provenienti da tutta Italia, in modo particolare dalle regioni del sud. Alessandro Del Priori è il nuovo sindaco di Matelica. Ci spostiamo un momento dall'aspetto amministrativo a più quello sociale e civile. Il periodo pre e post elettorale è stato caratterizzato, oltre che ovviamente dall'attenzione sul rinnovo delle cariche amministrative, anche da questo fenomeno, da questo evento che si è verificato qui a Matelica. Sì, la settimana prima delle elezioni, insomma, il corpo della beata Mattia ha cominciato a sanguinare essenzialmente, cioè trasuda umore sanguigno. È un fatto che a Matelica è successo altre volte, insomma, a memoria d'uomo si ricorda il 45, il 57 e poi il 72. Sappiamo per certo che nel 45 accadde durante un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale che salvò Matelica e colpì Fabriano. E quindi in pratica le persone pensano, diciamo, tradizione, dice che succede questo fenomeno quando la beata vuole proteggere Matelica. Magari da qualcosa che è nell'aria o da qualche altro fenomeno particolare, comunque battute a parte, ha creato comunque fermento in città questa notizia. Certo, al di là della devozione dei matricesi per la beata Mattia, che è altissima, ha creato fermento perché sono arrivate tantissime persone anche da fuori. Abbiamo 20 pullman prenotati per questo fine settimana e il prossimo. Abbiamo già preparato, diciamo, la task force di accoglienza, perché ovviamente non siamo abituati a un afflusso turistico e di pellegrini così ampio. Sì, stiamo appunto organizzando un po' tutto l'accoglienza, e anzi approfitto per dire che si possono visitare anche gli altri luoghi della beata Mattia. C'è la casa natale e nel Museo Piersanti c'è la grande reliquia del sudario, dove appunto è intriso di questo umore sanguigno.